Allora, mentre Giovanni sta lavorando sulla mia moto, la vedete domani finita. Partiamo con Rombo di Tuono, andremo a fare un giro per gli stendi e troveremo persone, saluteremo persone. Ma prima di iniziare, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Vai con la sigla! Stand Malparidos, guardate che moto spettacolari! Fat stock, bellissimo! Ora vi presento una meraviglia di moto, guardate che spettacolo! Questa è un'opera d'arte stupenda. Sembrerebbe un rotting, lo so. Tutta bella customizzata. Bellissimo. Complimenti, bellissimo. Qui ci abbiamo King of Custom 2023 per il Motobike Expo, guardate che spettacolo. Questo l'abbiamo già visto in altre occasioni, in altre fiere. Ispirata al motoscafo Riva, guardate là. Ciao. Ma questi capelli come si possono comprare? Guarda, 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 lo stende lì. Com'è? A posto? Sì, naturalmente non può mancare Vitalo Cabarri, è sempre presente in tutti gli eventi. Avete sentito il canto di questa bellissima Chevrolet Corvette. Siamo nella parte del motorsport, guarda che belle, che belle. È veramente uno spettacolo. Rombo di Tuono, sono qui con Elmer Fumagalli. E qui abbiamo in mostra sullo stand di Lowrider la sua moto bellissima. Spiegaci un po' come si chiama la tua moto e descrivicela un po'. Nerigna. Con un nome così non può essere che bella, no? Adesso scherzo. Tanto lavoro con tanti amici ed è una passione che negli ultimi anni mi ha fatto spendere un po' di soldini. Devo darmi una calmata. Devo fermarmi, adesso è fermo, basta, è finita la moto. E l'ho portata qua apposta perché ho detto, vabbè, adesso è l'ultima
esibizione, chiamiamola così, l'ultimo show a cui la porto, perché poi mi dedicherò a un'altra. Io ti devo fare veramente i complimenti perché la moto è stupenda, a parte che poi lo style chicano è il mio sogno, non è per me, nel senso, perché sicuramente non è tanto comoda, però la bellezza è comodissima, è comodissima, è comodissima. Poi io faccio fatica anche ad appoggiare i piedi, perché se hai visto le pedane, quindi vado in giro così con i piedi fuori, quindi no, ma la uso, fondamentalmente la uso. Complimenti ancora Elmer. Intanto Giovanni sta dando la prima mano, giusto? E già la moto sta cambiando tantissimo. Ma che spettacolo! Sono venuto da Emporius Garage perché ho visto questa moto che è stupenda, mi sembra di tornare indietro di 40 anni, quasi 40 anni. Sono qui con Nunzia che ci spiega un po' le modifiche che sono fatte, il restauro che sono fatto in questa moto, da dove nasce questa moto e alcune piccole, diciamo, chicche. Allora, questa moto qua è di un nostro cliente, la ritirata che era... non era proprio in buone condizioni. Noi l'abbiamo restaurata tutta, ci abbiamo impiegato un pochettino, però chi conosce Nuni, Daniele, sa che le cose vanno fatte bene o non vanno fatte. Lo conosco bene, sì, ecco. Quella lì lo conosco bene. E quindi ci ha impiegato un pochettino. Allora, la verniciatura, e questa qui è un FXRT del 1988. La verniciatura è stata fatta da Dobbs. Poi tutto il resto, tra cromature, lucidature, verniciature, tutto, diamantatura del cerchio anteriore, cerchio posteriore, della puleggia, ci siamo occupati noi. È stato un bel restauro, sono sincera. No, devo dire che è veramente bella. È proprio il classico moto vintage degli anni 80 da viaggio. Bellissimo, certo, sì. Bellissimo. Anche il cliente, noi siamo soddisfatti perché il cliente è felice, è contento del risultato e per noi è tutto. Sì. Bene, Nunzia, io ti ringrazio tantissimo per la spiegazione e complimenti per il vostro lavoro. Grazie, alla prossima. A te. Ciao. Una volta le famiglie americane, quando andavano in giro a fare i picnic, andavano con la sua macchina e andavano nelle campagne, nelle montagne. Guardate qua che bestia lunga, esagerata. E come vedete, nella parte dietro apre lo sportello e il picnic è servito. Cioè, una roba esagerata. La voglio una macchina così. Pensavate voi che sono tutti adesivi, invece guardate un po', tutto fatto a mano, scritto a mano con il colore e il pennello. Ormai se ne vedo tantissime di queste macchine fatte in questo modo, è uno spettacolo. Non posso andare a salutare un mio amico toscano, come me, Ale Baida. Ciao, ciao ciao. Sempre presente in tutte le fiere, con i suoi abbigliamenti vintage, usati. Prova trovare, lui ce l'ha. Grande Ale. Top. Sono qui allo stand Unique con Will Travagliati. No. E qui abbiamo della roba spettacolare. Una in particolare, tutte belle, ma una in particolare, vediamo un po' che effetti ci fa. Questa è una VRS CR, una V-Road, Street Road, la base di partenza.
Ce ne sono soltanto due al mondo realizzate in questo modo. Monta un anteriore da 260 e un posteriore da 360. Tutta la parte frontale, le piastre, sono state realizzate in CNC ad hoc con scansione tridimensionale, e ha una particolarità: questa moto è completamente radiocontrollata dall'accensione. Alla gestione dei pneumatica degli ammortizzatori posteriori. Tutta la parte meccanica è stata rivista, ha una potenza alla ruota di circa 150 cavalli e i fari sono completamente full LED. Particolarità è che oltretutto monta dischi Margherita anteriori e posteriori, forcella a stelo rovesciato. Il scarico è stato realizzato su misura con una doppia uscita a fronte ruota e i colori, la livrea, richiamano quelli della McLaren Formula 1 di Hamilton, compresa la parte di cubicatura e decorazione ripresa esattamente dalla McLaren con il verde Petronas. E dopo buongiorno. Lo youtuber di ieri, Fenasi, eccolo qua un altro. Ma come, no, sono bravi i ragazzi, sono simpaticissimi, sono veramente bravi. Sono bravi, davvero, davvero. Oggi sei di ripresa? Sì, sempre pronti, sempre pronti. Prima volta al Rombo di Tuono, quindi mi puoi dire tu cosa mi devo aspettare? Ma guarda, anche per me è la prima volta. Davvero? Ti devo dire la verità, una cosa spettacolare, c'è della roba veramente fantastica. Ma so che hanno fatto, ci sono i ragazzi che fanno tutte le schede per trovare, diciamo, la moto più bella per il contest. Okay. Non riescono a trovare difetti nelle moto. Ma per il semplice fatto che il metro di paragone è la tua. E con la tua e nessuno può vincere. Nessuno può vincere. No, comunque spettacolare, ragazzi. Ora, io fossi stato in te avrei pianto tantissimo andare via quella di prima. Però questa ti apre un mondo, sì, esatto. Di un mondo ancora più grande, secondo me. La comodità, il modo di viaggiare è completamente diverso. Ma che dite? Scrivete voi nei commenti, facciamo un test ride con lui, un dual vlog insieme, lui parla della moto. Potrebbe essere interessante. Io direi di sì, ma io al prossimo Dolo Tour voglio partecipare. Dimmi quando sarà il prossimo. Giugno, però le date escono fra poco e ci sono tante novità. Probabilmente svalicheremo l'Italia. Perfetto, bellissimo. Grazie, Nois. Ciao, grande. Buon proseguo. Dopo noi 883, Fenasi con Saretta, ormai li troviamo sempre in giro dappertutto, sono diventati come il pezzemolo, ma ci fa piacere perché sono veramente bravi, descrivono bene tutti i posti dove vanno. Volevo farvi una domanda, sì. Come è nata la vostra passione di fare video, diventare, diciamo, youtuber? Ma in pratica noi avevamo questa passione, il mondo biker, già da tanto tempo, facevamo video in generale per noi, mettevamo su Instagram eccetera, poi alla fine monta un video, monta due video, ci siamo detti ma perché non cominciare a farli anche su YouTube, e quindi abbiamo cominciato e continuiamo a girare come facevamo prima, solo che adesso lo sanno tutti, insomma. Bene ragazzi, io vi ringrazio, continuate così, siete veramente bravi. Grazie. Mi ha fatto piacere conoscervi e ci vediamo al prossimo video. Assolutamente. Mi raccomando, iscrivetevi al loro canale, il contatto Instagram e poi anche al mio, naturalmente, non solo a loro, anche al suo. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Grazie. Ma porca miseria, ragazzi, sono qui con Ambrogio di Spinger Italian Club. Molti di voi probabilmente non lo sanno, facciamolo spiegare ad Ambrogio perché la forcella Spinger è così iconica. La forcella Springer è iconica perché secondo noi rappresenta l'essenza dell'Harley. L'Harley da quando è nata aveva una forcella a molle
e l'ultimo modello che rappresenta questo, questa continuazione è la Springer. Poi a causa delle normative euro su, che hanno imposto l'ABS sulle moto, non si può montare l'ABS sulla forcella Springer e sono uscite di produzione. Noi abbiamo pensato di raccogliere le iscrizioni di tutte queste Springer immatricolate in Italia, creare il registro italiano Springer, e ogni anno creiamo un evento in una regione diversa d'Italia per ritrovarci e portare avanti questa, io chiamo, razza in via di estinzione, perché più si va avanti più difficile trovare i pezzi di ricambi o adeguare le moto a magari al logorio che possono avere. Quindi questa per noi è l'essenza dell'Harley, senza nulla togliere i nuovi modelli, perché giustamente la tecnologia e l'innovazione va avanti. Bene, allora io ti ringrazio anche da parte di tutti i possessori degli Springer che riesce, diciamo, a regolarizzare in qualche modo le loro moto. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao a tutti. Ragazzi, la mia avventura qui a Brescia al Rombo di Tuono è finita, è meglio che finirla con i miei colleghi youtuber, non poteva essere. Ragazzi, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al loro canale e siamo tutti amici. Forza ragazzi! Forza! Forza!